Buonasera. Allora, benvenuti qua nel backstage di Sabazio. Là dietro c'è Gaetano. Com'è stata questa esperienza? Com'è essere Pietro Sabazio? Essere Pietro Sabazio è un'esperienza molto forte, un'esperienza toccante. Io non meritavo di rivestire questo ruolo, ma alla fine mi hanno dato questo. Ed ecco qui invece il consigliere qua. Ma è anche un tuo caro amico nella vita reale? Sì, oppure... sì, un caro amico nella vita reale. Ma andiamo, si vede. Guardate che bel ragazzo. Contattatelo, lascio il suo numero qui sotto nel video. 08 05 42 85 11. Bravo. Com'è stato non fare parte del cast di Sabazio? È stato bellissimo, è stata un'emozione. Sei divertito? Sì, molto. Un'emozione unica, vero? Come descriveresti in tre parole un piatto di pasta alla norma? Alla sole, cuore, amore. Avete la moschetta sto video? No, allora eliminano direttamente di loro. Faccio un taglio. Io sono un bravo ragazzo. Ok. Ciao fans. Che cosa brutta che è? Ma cosa ti senti oggi? Come è stato interpretare la parte dell'albero su Sabazio? Bellissimo. La persona a casa. Io sono la persona a casa. Ah, persona a casa. Sono in retroscena questi. Come è stato interpretare la casa in Sabazio? La casa. Com'è stato essere? Brava Carlotta, un applauso tutti insieme. Com'è stato non fare parte del cast di Sabazio? Brutta, mi sono sentita esclusa. Mi bollizzate, mi lasciate, ma non lo devi pubblicare. Certo che no. Film, era film. Serie TV. Bella serie TV, meglio del tutto quelle so bombere. Son bombere. Che fanno schifo. Ma queste cose le prendere tutte. Però, devo dire una cosa che non mi è piaciuta. No. Giubbotti, dobbiamo essere sinceri qua. C'è una cosa che non mi è piaciuta assai. Quando hanno rappato. Rappato. Ai, dissing. Rappato. Dissing. Quando hanno rappato. Dissing. Oh! Io non voglio dire. Quando. When they rappato. When it when they un saluto alla Di Placido. Ciao Di Placido. Tranquillo, ma ti metto la faccia dei Teletubbies. Non mi testa, giurami che non mi testa. Promesso. Non si sentiva bene, tipo voleva. Non si sentiva. Era troppo morta. Noi vogliamo le cose più metal. Che non c'entra niente. Totti, tutti quanti a me, Totti. Com'è stato essere la coproduttrice di questo programma, di questa serie TV? Ormai sei una VIP, per strada ti fermano, suppongo, per chiedere certo, attenzione. Certo, per gli autografi, per il lavoro, a tenere la telecamera. Come si sta sotto il sole di Riccione? Sotto il sole di Riccione! Quindi sei contenta di aver partecipato a questa esperienza fantastica, magnifica, questa esperienza magnifica? Bacio, bacio a tutti i fan. Top secret, ragazzi, non se ne può parlare. Che tu cosa hai fatto, scusami. Dacci degli spoiler sulla nuova serie Magister Lindus. Allora, ragazzi, io non posso dare niente. Descrivi, chi è Magister Lindus? Esatto. Magister dal latino maestro. Magister Lindus. Che significa? Lindus. Ce l'hai presente, Mastro Lindo? Andiamo da Elena. Questa è la realtà. Com'è stato fare parte del cast di Sabazio e recitare una battuta in tutta la serie? Una battuta ma d'effetto. Effetto, è stato un qualcosa di molto intenso, giusto? Sì. Ha riscosso molto successo, non credi? Sì, molto successo. Stai facendo? Farai parte anche della nuova serie Magister Lindus. Ovviamente. E che ruolo ricoprirai? Io ovviamente ricoprirò il ruolo principale. Sarai Magister Lindus. Ovviamente. Un uomo, insomma, cinquantenne pelato, ok. D'accordo. La moglie è giovane. Le dichiarazioni. Vediamo qui l'insegnante che studia sempre, infatti lei è la più secchiona della classe, Gaia Crispi. Dai, mi imbarazzo con questa telecamera così. C'è lei che interpreta diversi personaggi, ricordiamo ad esempio la donna che mette la corazza ad Enea. Oppure, sì, insomma, vieni ricordata per questa parte sicuramente. Cosa dici? Cosa ne pensi? Penso che è un capolavoro che deve essere continuato. Quindi cosa consigliate al pubblico di vedere? Magister Lindus. Magister Lindus, viva Sabazio. Facciamo la pubblicità, siamo qui con i protagonisti di Sabazio. Facciamo così. Un ringraziamento speciale va al professore San Filippo che ci ha concesso le sue ore per poter registrare questa famosa. Bravo! Grazie, Santi!
un ringraziamento particolare a colui che ha ripreso. Allora, la testa gliela devi a prendere. A colui però. Che ha ripreso non questo video. Allora, signor Dario di Guardia. Sì, guardia. Sì. Come è stato il lavoro? Sì. Sì. Come è stato il suo lavoro? Descriva un sì. po'. Soffre di di quale patologia soffre lei? Onde per cui? Onde per cui? Or dunque, sebbene malgrado le circostanze, io onde per cui? Comunque, qualunque mente sia il concetto. Comunque sia, approvo. Guardate Sapazio. Okay. Prima serata su Italia 1. Non ci pensare nemmeno. Signor Massimo Decimo Meridio, no, com'è esatto. stato far parte del cast? Non come. No, non lascia dichiarazioni, perché? Cos'è successo? Cosa la spinge a combattersi allora in questo modo? Allora lui è un attore incognito, non vuole mostrare il suo volto, per questo è di spalle. Va bene, allora qua in sovrimpressione vi lascio il suo numero di telefono. Chiamatelo, si chiama Alberto. No, non mi chiamo Alberto. Qual è il suo vero nome, buon uomo? Dai, dai. Strano Congetto, il suo nome è Strano Congetto. Cercatelo su Facebook. Azione! Grazie mio caro consigliere! Vai, prima arriva. Devi urlare, ok? Vai! Portatemi la corazza! Azione! Portate la corazza! Il mio corpo se non si distruggerà! Se non si distruggerà! Il mio corpo se non si distruggerà! Oh, forza però, vai! Silenzio! Silenzio! Silenzio, vai, vai, vai! Vai, vai, agiti, agiti, ancora, ancora, vai! Di Sabazio, per favore. Vai Nino! Non riuscirete mai a spodestarlo da trono. Vai, adesso risbigliati, tipo che lo prendi a schiaffi. Risbigliati! Vai, vai, vai! Oh, sbaglio! Vai, no, no, non ridere, vai, vai, tranquillo, vai, vai! Oh! 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 Oh, decidete! Vieni a tenere il foglietto! Correte, correte, vai, vai! Vai ancora! Ancora! Dentro! Dentro! Vai dentro! Ma di dietro mi è scelto! Ma così non li muovere! Sì, no, per, ancora questa parte non sta andando. No, mettetevi di dietro! Ah, oh dai! Faccio avvicinare di dietro! Ma se ti fa che Gaia che là! Ah, oppure Giuseppe stesso, che ormai... Dai la Giuseppe! Brava Eliana! Il rap nazionale! Vai, facci una break dance al centro, Gaetano! Sopra! Tutti lo mette! Non ti preoccupare! No, devi fare! Silenzio! Crusi! Ah, Puglia è un'altra! Qua è Napoli! Ripeti, no, è la... È la... È la Puglia, ripeti, aspetta! Ripetila, ripetila. Lo dire so è la Puglia. Silenzio, muti, Caruso. Vai. È la Puglia! Azione. Giustiniano. Signor Angela. Azione. Stop! Devi urlare! Scusate. Di nuovo. Parida. Dispare. 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 Quattro pari. Le sia pari. Ma quello che è babbo che dice dispare. Allora, Parite o dispare? No, dispare. Parite o dispare? Aspetta. Ti dico io come andare, ok? Allora adesso vai.
Adesso ti inquadro. Vai, inizia a correre, vai. Allora tu devi esultare adesso. Azione! Ma qui! Ma qui è chi? Ma che due lettere? Vabbè, di pasta, ma lo sapete che l'anno scorso ho messo la pasta nella pentola senza farla bollire. A proposito di pasta, questa cosa la sappiamo tutti. Questa signorina ha messo al posto del formaggio la neve nel pentola. Era Natale, che ci posso fare? Io c'ho la neve e gliel'ho buttata, scusa. Però poi ho bevuto in dessotazione, 3 giorni. Allora. Tac, tac. Eh?